L'arte può essere amata, concupita e spregiudicatamente conquistata, ma anche odiata, perseguitata e distrutta. Non è soltanto il più desiderabile ornamento della nostra vita, è anche un attributo del potere, l'olio che consacra l'autorità ed è quindi inevitabilmente destinata a diventare preda, bottino, simbolo di legittimità da trasmettere ed ereditare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un manipolo di storici dell'arte, funzionari dello Stato, alti rappresentanti delle gerarchie vaticane, civili, sono riusciti a mettere in salvataggio un immenso e fragile patrimonio. Quando crolla una civiltà e l'uomo diventa belva, chi ha il compito di continuare ad affermare che gli uomini sono fratelli, anche se per questo dovrà pagare? Sarebbe troppo bello essere intellettuale in tempi pacifici e diventare codardi o anche semplicemente neutri quando c'è un pericolo. La Commissione per la protezione e vigilanza delle opere e istituti, in caso di guerra, ha stabilito di classificare tutto il materiale da sottoporre a protezione in tre gruppi così divisi. Primo gruppo, opere di preminente interesse artistico e più esposte ai pericoli della guerra. Secondo gruppo, opere di qualche interesse artistico, esposte ai pericoli bellici. Terzo gruppo, le opere rimanenti. Il ministro Giuseppe Bottai comprende che la guerra sarebbe arrivata in Italia e sarebbe stata una guerra molto diversa dalla prima, quindi non una guerra di trincea, ma una guerra di bombardamenti e di razzie. Mi sono incontrato con Argan al ministero. Egli mi ha comunicato che la Direzione Generale ha in animo di costituire in Urbino, qualora l'Italia entri in guerra, un grande ricovero di opere d'arte colà raggruppate da ogni parte del territorio nazionale. Opere quindi che servivano per rappresentare la nostra storia dell'arte, secondo un'idea identitaria del patrimonio e protette sul territorio nazionale, diceva il ministro, alla stregua delle famiglie, delle case e della terra. Si va di male in peggio. Il paese è nel più completo disordine. L'amministrazione pubblica si va disgregando. La sicurezza delle opere d'arte depositate a Sasso Corvaro e Carpegna è molto precaria. A Sasso Corvaro le SS hanno fatto irruzione anche nel Palazzo dei Principi di Carpegna, dove Rotondi aveva nascosto le opere, ma cercavano armi. Non immaginavano che lì, stipati tra i muri spessi, ci fossero i gioielli della pittura italiana. Il solo danno arrecato dai tedeschi alle cose del ricovero riguarda uno dei suggelli del baule contenente i cimeli rossiniani, che un soldato germanico ha fatto saltare nel primo momento di confusione, quando le SS hanno fatto irruzione nel ricovero. Si discute tra di noi sull'opportunità di trasferire ogni cosa in Vaticano. Oggi una buona parte dei capolavori di Venezia, di Roma e di Milano, che fino a questa notte si trovavano in mia consegna, sono in viaggio verso la città del Vaticano. L'incontro con Lavagnino è stato commovente. Il sottoscritto dichiara che il signor commendatore professore Giulio Carlo Argan è depositario delle opere d'arte dello Stato italiano ricoverate nella città del Vaticano e pertanto è a disposizione di questa direzione per qualsiasi provvedimento concernente le predette opere. Bisogna andare di paese in paese lungo l'Aurelia, la Cassia, la Tiburtina, per raccogliere e portare a Roma quanto più è possibile di quello che è nelle chiese. Ho parlato con Palma Bucarelli e le ho chiesto in prestito tre gomme della sua macchina. Lei me le presterà. Lucarini mi presterà una batteria. Speriamo che la mia Topolino dopo 4 anni non scuccia. L'impresa di fondi è senza dubbio la più memorabile fra quelle finora da me compiute per il salvataggio delle opere d'arte del Lazio. Memorabile per il luogo, l'importanza del materiale raccolto e l'esiguità della spesa. Ora delle decisioni
irrevocabili. Cara mamma, sempre ti ho detto che io davo alla famiglia quanto potevo, ma mai avrei sacrificato ad essa il mio pensiero e i miei ideali. La legge dello Stato si deve seguire fino a quando coincide con la legge morale, ma quando per seguirla bisogna diventare anticristiani, io non posso fare diversamente, perché ho un cuore che sente così. Questa storia corale di donne e di uomini che salvarono l'Italia attraverso la tutela del patrimonio storico-artistico è una storia che passa attraverso la parola scritta. Serviva a Bruno Molaioli, a Fernanda Witkins, a Palma Bucarelli, a Pasquale Rotondi, a Emilio Lavagnino per raccontare, mettere sulla carta le proprie paure. Ognuno di loro ha avuto la necessità di scrivere un diario, un resoconto, un rapporto, pagine che sono arrivate fino ai giorni nostri e che portano alla luce i loro pensieri in un momento di devastazione totale. Egregio professor dottor Bottai, prima di causare rovine Museo Egizio, venite voi e se ho torto mi mandate via. Si cominciarono i trasporti, ma gli automezzi mancavano. La burocrazia tedesca intralciava. Paurosa era la responsabilità davanti alla nazione che domani avrebbe chiesto conto del nostro patrimonio d'arte. Riuscii a trovare dei vecchi camion coi finestrini tutti rotti, che mi servirono per caricare le opere che salvai dalle requisizioni naziste. Questi uomini e queste donne, che sono dei resistenti, hanno la necessità di scrivere per stare anche assieme, per ritrovarsi alla fine in una storia collettiva, fissare una memoria. Non sanno se sarebbero sopravvissuti a questa vicenda. Essere sempre collegati, e questo è il pensiero, perché le opere d'arte e la scrittura li collega tutti quanti. E tutti quanti hanno operato per portare avanti il medesimo obiettivo, che era quello di tutelare. E quindi ha bisogno di narrarlo. Le operazioni alquanto difficili a causa della mole e del peso di alcuni pezzi sono state eseguite da squadre di facchini sorvegliate dal personale della sovrintendenza. Sono state così allontanate dalla città 184 casse, delle quali 165 del museo e 19 di altri enti statali. Tutte le operazioni a Palermo sono state dirette da me personalmente. Nessun incidente si è avuto a deplorare. Da 8 anni io e i miei colleghi e collaboratori aspettavamo quest'ora, da quando, cioè, un telegramma cifrato ci tramutò da direttori di gallerie e musei in imballatori di opere d'arte, in trasportatori di casse, e ci gravò le spalle di una responsabilità di cui sentimmo costantemente il peso e l'impegno, non soltanto di fronte a noi stessi, ma di fronte a quel mondo di civiltà e di tradizione che, superando tanto grave crisi dell'umanità, un giorno avrebbe avuto il diritto di chiederci conto di ogni minuto, di ogni energia spesi nel far buona guardia al patrimonio artistico affidato alle nostre povere mani, perché lo aiutassimo a valicare la tempesta e a tramandarsi a tempi futuri. Nei diari, nei resoconti, emerge tutta una storia che ha una funzione anche museografica, perché si possono riconoscere opere d'arte, si possono riconoscere luoghi, si possono riconoscere anche situazioni che servono alla tutela. I diari hanno anche una forma storiografica, sono importanti perché è la scrittura della storia dell'arte in questo momento. Occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Questa mattina alle 8:30 si è presentato il solito ufficiale. Vi era anche un impiegato della ditta e alcuni facchini, i quali hanno trasportato tutti i libri della biblioteca della comunità posta al secondo piano. Questa asportazione dei libri è durata tutta la giornata. Alla fine l'ufficiale mi ha ringraziata e mi ha detto brava. Io gli ho risposto che molto volentieri avrei fatto a meno del suo brava.
Uscendo stamattina dal Vaticano, ho provato una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, per aver fatto quanto era possibile per salvare alle biblioteche di Roma i loro più invidiabili tesori. E prima di uscire dal cancello Vaticano, ne ho ringraziato fervorosamente Dio nella chiesetta di Sant'Anna. Per la prima volta nella storia vi furono uomini con il solo compito di impedire che il patrimonio e la cultura delle nazioni finissero a brandelli nella devastazione bellica. L'Italia fu la prima a conoscere quegli uomini. Quell'imponente lavoro di rinvenimento di opere d'arte dei Monuments Men e Women continua ancora oggi in Italia grazie al Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che opera attivamente indagando sul recupero e sul traffico illecito di beni culturali. Ricordo il primo capolavoro che rividi in Germania, la Danae di Tiziano della Pinacoteca di Napoli. Dentro l'atrio del Collecting Point, la nuda di Tiziano emanava dai suoi caldi colori la luce di Venezia, che mi riempì di gioia.